Buongiorno a tutti amici, innanzitutto buona festa della mamma a tutte le mamme. Noi ci siamo svegliate proprio Auguri. andando a fare una romantica colazione insieme e tra l'altro forse ci faremo un regalo per la festa della mamma, ma ve lo faremo sapere tra un po' perché vogliamo essere sicure. Detto ciò, appunto, essendo una mamma, ovviamente, sopra ogni altra cosa ormai quasi. Avendo le più grandi amiche, che sono alla fine anche loro delle grandi mamme, e avendo soprattutto la mia, che oggi veramente averla lontana, un abbraccio e un brindisi insieme l'avrei voluto tantissimo. Beh, penso al significato che da sempre, scusate la poca voce, ma ora vi spiego pure perché, di realizzazione infinita e nello stesso tempo anche di fatiche e sacrifici spesso incompresi che le mamme fanno. Ma che sono il senso della vita perché ogni briciola di energia che spendi per i tuoi figli è una cosa che talmente ti ritorna moltiplicata e ti rende felice a te ancora più di quanto hai reso tu felice tuo figlio, è anche la cosa più bella del mondo. Prima tra tutte le cose, e chiunque sia troppo poco di sinistra per apprezzarlo, per me può pure cambiare canale perché non si può essere d'accordo con tutti, il mio primo pensiero va a tutte quelle mamme che rischiano la loro vita e la vita dei loro figli che chi non ha figli non capisce, non ha un briciolo di empatia, credo che non possa mai arrivare a comprendere che cosa può voler dire prendere e mettere la propria vita e quella del proprio figlio su una barca, appunto, parlo di questo, sì, delle tante donne che vengono da paesi in cui essere una donna non è nemmeno vagamente la gioia e la libertà che abbiamo noi oggi, donne occidentali, europee, nordamericane, 80... No. Ci sono donne che già solo per il fatto di essere donne fanno una vita che è un inferno di sottomissione, di privazioni, di obbedienza alla follia maschilista. E già solo io, il mio primo abbraccio proprio dal cuore viene a tutte quelle mamme che fanno questa scelta che a volte è persino criticata, è persino vituperata, e invece è la scelta di coraggio più grande del mondo. Quindi abbraccio tutte quelle che ce la fanno e sto dalla parte loro. E soprattutto, anche se è troppo tardi, anche se con un senso di dolore infinito, abbraccio metaforicamente tutte quelle che purtroppo non ce l'hanno fatta a fare questa cosa e non sono fortunate come noi mamme che possiamo diventare vecchie, magari nonne, veder crescere i nostri figli e vederli diventare adulti e genitori. Ci penso sempre e penso che già solo questa è una fortuna immensa. Poi, oggi vi sembrerà un video particolare su questo, ma mi viene proprio dal cuore. Seconda categoria, ma non perché meno importante, assolutamente, a cui va il mio più grande abbraccio, sono tutte quelle mamme meno fortunate di me e di tante altre che conosco, perché dalla cosa più lieve a quelle, ahimè, gravissime, magari hanno un figlio che ha una disabilità più o meno grave, o addirittura una patologia gravissima. E per cui la loro vita ruota sì intorno a quella dei loro figli come le mamme normali, ma direi con una serie di preoccupazioni, dispiaceri, pesi anche a volte, no? Sulla vita quotidiana, che noi mamme, appunto, fortunatissime di bambini che non hanno patologie, non possiamo, credo, neppure immaginare. Terza categoria. E qui forse ci metto anche gli uomini, però ragazzi, oggi è il giorno della mamma, per una volta parlo di donne proprio. Tutte quelle mamme che magari perché single vivono in un paese che come l'Italia ancora non ti considera come single un'ipotetica famiglia per un figlio, o ancora di più, ancora peggio perché lì si è in due, donne che magari appunto stanno insieme ad un'altra donna e che non possono diventare madri nonostante magari avrebbero da dare tutto quello che neppure una mamma biologica a volte ha da dare, perché appunto l'amore per i figli non dipende da quanto l'hai partoriti, sono esistite le franzoni, così come esistono mamme invece adottive, la maggior parte, spesso e volentieri, perché che adorano i propri figli e che gli danno l'anima, la vita, e se non gli hanno dato il DNA hanno veramente recuperato con gli interessi tutto il resto, quindi tifo per un mondo che si evolve appunto così tanto che normalmente anche coppie di donne che hanno voglia di essere mamme abbiano la possibilità di essere meravigliose mamme e di rendere anche meravigliosa la vita di bambini che magari stanno in un istituto per che cosa? Per la mentalità idiota, retrograda e cretina della gente che pensa che se uno è omosessuale necessariamente sarà un genitore peggiore perché è.
bimbo deve avere una mamma e papà, no? Come d'altronde ce l'hanno avuta tutti i maschilisti italiani che ammazzano le donne, i mafiosi, sono tutti cresciuti in famiglie normalissime, con un padre e una madre. Questo garantisce che le persone vengano su brave persone? Affatto. Altra categoria, e stavolta mi ci metto, quelle mamme che, anche perché single, si fanno cuore così quotidiano, e qui vengo anche a dirvi perché oggi ho questa voce che anzi adesso c'è, prima ero proprio così. Perché per una serie di variabilità, perché qui su quest'isola, ragazzi, la costante è lavorare, ma il posto di lavoro non sempre rimane a lungo lo stesso, e l'ho detto in tanti video e ne sono la testimonianza vivente. Quindi in questo momento, per una serie di ragioni e per incastrare anche bene la vita con Natalie, sto lavorando proprio di notte, quindi dalle 9 di sera alle 6 di mattina. Perché? Perché passo tutta la giornata insieme a Nathalie, dormo le ore in cui lei sta a scuola, per il resto, per fortuna, solo per andare a letto alle 10 e mezza e dormire ho chi di gran fiducia può tenermela, e alla fine quindi sacrifico lontano da casa delle ore in cui comunque lei dorme, quindi non le trascorreremo propriamente insieme. Ma come fanno tante, insomma, come me, questo vuol dire farsi anche, appunto, un bel mazzo, perché non è facile scambiare il giorno per la notte, ma quando lo fai appunto per un figlio, e poi questo ti porta alla possibilità di svegliarti, stare con lei tutta la giornata, finché c'ho vita e energia per farlo, lo farò. Quindi un altro abbraccio a tutte quelle mamme che si fanno un mazzo come una capanna, perché magari sono pure single o non ci hanno manco mai avuto un uomo vicino, eccetera, e magari fanno pure due, tre lavori e nonostante questa cosa riescono a portare avanti la vita dei loro figli pure fino a dopo gli studi universitari, e sono proprio tante. Spezzare pure un po', perché se no, insomma, voglio diventare un video retorico. A proposito di mamma lavoratrice notturna, visto che una vita notturna come viveur non ce l'ho, perché giustamente, anzi, viveur femmina, perché giustamente, insomma, voglio dire, forse farò qualche seratina così un po' più, che esco anch'io quando magari Natalie sarà in vacanza col papà, ma non mi manca. La vita notturna me la sto facendo in un altro modo, cioè lavorando. E devo dire che comunque mi sto, è un posto veramente divertente. Vi faccio vedere un po' dove lavoro, qualche immagine rubata. C'è pure Capitan Canaria che è venuto come cliente. Continuo a godere la mia meravigliosa giornata da persona davvero tanto fortunata, perché c'ho una figlia stupenda e che si può godere, che è la cosa più importante di tutte. Sì, ragazzi, c'ho un post scritto, un piccolo piccolo. Voglio dare un abbraccio pure a tutte quelle donne, perché esiste pure questo, che sono a volte considerate meno donne o meno realizzate o meno con un'esistenza compiuta, per il retaggio culturale che una donna deve essere anche moglie e madre. Allora oggi si può essere madri di mille cause che si sposano o di persone che si aiuta, anche senza essere necessariamente mamma biologicamente di qualcuno. Quindi abbraccio pure tutte quelle donne che hanno deciso di non fare figli, stanno bene così, e non vuol dire che non amino dei bambini, che magari sono i loro nipoti, figli di amici, eccetera. Perché anche questa storia che una donna alla fine, se non c'ha figli, sembra sempre che gli manca qualcosa, ci ha rotto pure abbastanza le palle nel 2023.